Rimane ancora chiusa la tratta ferroviaria fra Faenza e Marradi a causa dei danni subiti dalla linea nella frane e nelle alluvioni di maggio. In funzione gli autobus sostitutivi che a causa delle criticità presenti anche sulla viabilità non sempre riescono a garantire un servizio puntuale con disagi per viaggiatori e pendolari. Il danno rischia di essere anche turistico. Fin quando la linea non sarà completamente riaperta non potrà ripartire il treno di Dante che collega Firenze con Ravenna con fermate turistiche a Marradi, Brisighella e Faenza. Dopo la pausa estiva, il convoglio storico dovrebbe ripartire il 2 settembre, ma non si sa se in quel periodo la tratta sarà percorribile. Siamo preoccupati, ovviamente, di quella che è la situazione. Credo, visto anche che i pendolari, chi utilizza il treno nei nostri territori, ha già subito in questi mesi comunque delle grosse criticità e problematiche. Credo che sia anche corretto intanto valutare e approfondire la possibilità di contistiche forti e importanti sui costi degli abbonamenti. Dopodiché ci auguriamo che si possa ripristinare nel più breve tempo possibile, perché per noi è vitale. Sappiamo tutti la situazione che abbiamo attraversato a metà maggio. E quindi ne siamo tutti consapevoli, le criticità e difficoltà che stiamo attraversando tuttora, però quella è un'arteria fondamentale per i nostri territori. Ecco, tempistiche non ve ne sono state date? Tempistiche aspettiamo fine agosto, quando RFI e regioni ci daranno qualche informazione più